Ragazzi, buon godo day. Come potete vedere, ci ho messo una vita. Ho finalmente completato il background incredibile dei gameplay. Vabbè, lassù c'è la stufa, però vabbè. Come vedete, qui c'è l'angoletto Nasuverse con le uniche quattro figure quasi decenti che ho. Qui ci sono alcune videocassette che sono la mia infanzia. Ho dato una ripulita. Qui ho sistemato un po' di cose. Come al solito cercherò di registrare almeno 2-3 episodi oggi, che spero appunto vedrete durante le festività natalizie insieme ad altri video. Dovrebbe essere uscito il video di Squid Game, dovrebbe essere uscito il finale del capitolo 1 di Poppy Playtime. Insomma, tanti bei video sono usciti sul canale, ragazzi, sono andato veramente full perché voglio concludere l'anno con un sacco di video incredibili e sperare che il 2024 sia un anno molto fruttuoso. Se avete visto il video di Natale riconoscerete questo look incredibile natalizio. Se non lo faccio adesso, quando lo faccio? Scusate. Full gioco, iniziamo il chapter 2 di Poppy Playtime, incredibile. Il primo mi è piaciuto veramente tanto, Huggy Wuggy rimarrà nei nostri cuori incredibili. Però adesso è il momento del capitolo 2. E io del capitolo 2 vi ricordo, so solo l'esistenza di questa entità rosa che dovrebbe chiamarsi Mommy Long Legs. E voi direte, come lo sai? Perché quando stai su vari social, soprattutto su Twitter, ti arrivano cose che non vorresti mai vedere. Ho già messo tutte le impostazioni incredibili. Il gioco purtroppo sarà solo in inglese perché non c'è la traduzione in italiano del capitolo 2. Quindi proverò a spiegarvi un pochino io la trama incredibile. Per il resto, noi adesso andremo full blind sul capitolo 2 e poi semmai faremo il capitolino extra. Per quanto riguarda il capitolo 2, è uscito a fine dicembre ma è stato spostato a 2024, tra gennaio e febbraio, perché ci stanno lavorando veramente sodo. Io non ho visto trailer e ci farò una review su questa cosa che uscirà ovviamente a fine capitolo 2. Play. Oh, eccoci qua, chapter 2. Ok, allora eravamo rimasti, quindi abbiamo liberato Poppy e Huggy Wuggy è deceduto, tra virgolette. Capitolo 2, fly in a web. Volare in una rete, ok, volare in una rete, mamma mia. Non l'avevo vista la mano. Mi prude un botto questo cappello, non so quanto resisterò. Lei sembra fatta di gomma, un ragno rosa di gomma, vabbè. Con Poppy adesso libera, la situazione comincia a cambiare rapidamente mentre tu cerchi una strada per scappare dalla fabbrica. Ok, va bene. Ho messo le impostazioni. Si parte, new game. Ok. Ah, c'è un altro filmato introduttivo. Oh, ma marsa un po' il volume. Oh, lore? Lore time? Ok, pronto. È lei? È lei? Oh, vedi, è fatto d'elastico, vedi, è molto... Ragazzi, vi giuro, è veramente inquietante. Io me l'aspettavo, cioè, dalla foto che mi ero, tra virgolette, spoilerato, sembrava molto meno inquietante. Invece è molto inquietante. Playtime! Oddio. Ok! Ok, partiamo già molto più creepy della... C'è un viso? È un viso quello? È Poppy. È Poppy. Wake up. Poppy fan di Cyberpunk. Wake up, samurai. Ok. Ok, come inizio mi piace. Mi piacciono queste ricostruzioni di vintage sui giocattoli, sono bellissime. Comunque, dicevo, a parte che sembra Slenderman lei, molto... Ah, ok, partiamo subito qui. Due cose. Lei è molto più inquietante. Cioè, ok che io avevo visto una foto... 34 di lei, quindi potete immaginare, però è molto creepy. E poi è bella la citazione di Cyberpunk con Poppy. Allora, i tasti ipotizzo siano gli stessi. Ok, abbiamo liberato Poppy. È la mia impressione o il gioco è più zoomato? O forse ho sbagliato io qualche impostazione? Cioè, non erano così... le mani non le vedevo così da ravvicinate. Forse mi sbaglio io, perché è passato più di 10 giorni da quando ho giocato l'altro Poppy. Ok, la luminosità l'ho già messa bella alta, non credo serva aumentarla. Ok, mi si corre allo stesso modo? Ok, i tasti mi sembrano... Ok, scusate però, sono passato a fare. Ok, quindi, vedi... Ah, vuoi vedere che quella porta che dicevo io, blu e rossa, è quella del capitolo 2, allora? Cioè, mi sa che ci ho indovinato. Ah, una porta. Ah. Ok. Ah, no. Stavo per dire che la grafica è migliorata rispetto al primo capitolo, però forse mi sto sbagliando io. Ok. Va bene, andiamo. Un Huggy Wuggy felice... E questo è il dinosauro? Lo sappiamo il nome del dinosauro? Mi pare che era Bron. L'abbiamo incontrato in un cartellone, mi sa, nell'inizio del primo capitolo. Vabbè, comunque, vabbè, ok. Bed, no?
lo sa, questo è un... guarda che bello, un Agiwagi che si autoabbraccia e fa un altro bron, ok. Mi controllo le spalle perché ho paura. Ok, beh sì, la luminosità è meglio, ho fatto bene a mettere la luminosità subito al massimo. Ok, ok, allora sì, è confermato che i giocattoli sono fatti di sangue, perché questo è sangue, Agiwagi perdeva sangue. Comincio a pensare che o i bambini orfani che sappiamo venivano ospitati in questa struttura venivano dati in pasto ai giocattoli, o credo ci sia qualcosa di peggio, tipo che i bambini diventavano giocattoli e quindi il sangue è quello, oppure fondevano giocattoli e bambini, insomma non stavano facendo delle belle cose qui dentro e Agiwagi non promette bene. Questo, ah, questo è tutto distrutto però, ok. Ok, ho provato. Ok, Elliot Ludwig è il nome del proprietario di questo posto. Ah, è chiuso. Mannaggia. Ok, comunque c'è un sacco di misteri ancora, eh? Sono molto in hype io. Ho sentito una voce. Buongiorno. Si scende? Vi ricordate come ero carico nell'altro episodio extra? Dicevo, ah, adesso non mi spavento più, eccolo. Che figata! Ok, nuova meccanica. Quindi si possono fare queste cose. Posso fare pure al contrario? Con l'altra mano pure? Aspetta, scusa. Fantastico. Ok. Quindi abbiamo una nuova meccanica. Ok, possiamo fare queste cose incredibili. Possiamo fare i salti. Questo è un piccolo bron. Sono tanti, vedi? Vabbè, sporco di sangue. Quella porta era chiusa comunque, me lo ricordo. Qui c'è. Posso portare la scala? Io ho sentito una voce, sembrava la voce di Poppy. Questa? Porta segreta? Posso? Oh. Questo è un segreto, eh? Ok. Questo cos'è? Ah no, mi sa che non è un segreto, è proprio la via di fuga. Ok, tutto sangue. Presto e batto, un Agiwagi che ha le mie stesse manine. Ah, che carino, mi stanno a fare tutorial praticamente. Aveva questa voce nel primo capitolo? Ah no, c'era la canzone nel primo capitolo. Ah, Agiwagi. Give me a big squeeze. I promise I won't bite. Alla prima mi ha detto qualcuno ha bisogno di un abbraccio. Adesso ha detto stai tranquillo, mi puoi abbracciare, non ti mozzicherò. Ah, non è vero perché c'hai dei bei dentini, Agi. Ok, ha detto stammi vicino, amico. Ha detto ti abbraccerò fino alla... E poi la trasmissione è andata via. Palesemente stava per dire fino alla morte. Veramente inquietante. Veramente inquietante. Ok, partiamo benissimo comunque. Allora, io qui dovrei levare però queste... Come faccio? Ok, perfetto. Siamo fortissimi. Però vorrei... Si possono levare queste cose un po' più... Ok, questo che cos'è? Overload, start, stop. Vabbè, va bene, qui ci sono cose da cliccare. Qui c'è una chiave. Madonna, quanto è inquietante questa cosa. Ok. Questa è la chiave. Ah, questa cosa ancora non l'ho capita, che mi dice tab per vedere l'inventario, ma poi premo tab e non succede niente. Questa cosa non l'ho capita. Comunque abbiamo preso una chiave a fiore, che ipotizzo sia la chiave dell'ufficio di prima. Questo che cos'è? Posso premere? No, non posso interagire. Ok, va bene. Ok. Torniamo indietro allora. Posso farlo in corsa? Vabbè, dovrò migliorare a fare sta cosa. Ci servirà, mi sa. Ok, continuo a sbagliare coi tasti. Ok, vediamo un po'. Oh,
cavolo è quella cosa? Buongiorno. Ok, questo è lo studio del creatore di tutto questo. Oh, sto per dire una cosa, si vede che questo capitolo 2 è a pagamento rispetto al primo. Per essere un prodotto gratuito, il primo capitolo di Pop Video è veramente buono. Però, qui come dire, si vede che il capitolo 2 è già uno step in avanti, perché vedo, insomma, dettagli in più. Il mood è ancora più spicy del primo e c'è tanta roba. Questo mi mette ancora più in hype per il capitolo 3. Quindi, comunque. Allora, posso aprire? Ok, allora con calma leggiamo tutto perché sono... sono cagato sotto per questa sedia maledetta. La My Best Friend. Quindi questi sono disegni dei bambini. Quello è Bron. Quello è Poppy con un fiore e il gatto. Grazie Ludwig. Qui ci sono bambini che giocano. Ragazzi, io però non posso infartare così. Non c'è neanche... Ma perché gli oggetti mi fanno ste cose? E che c'è scritto? Ah, quello è il nome dell'Huggy Wuggy femmina? Non capisco come si chiama. È una V? È una K? È una U? Cussi. For Edwig. Ok, for Elliot Ludwig. Ok, sono... stanno guardando un posto sus. Ok, sempre lei che balla con i bambini. Un altro Huggy Wuggy. Ok, qui c'è cose. Ok, con calma, voglio cliccare casini. Qui c'è... ah, ok. E chi l'ha trovata la videocassetta? Mannaggia, già ci siamo persi la videocassetta. Lo so. Guardati attorno prima di dire cose. Avete ragione. Ok, Candy Cat. Qui c'è un Huggy Wuggy mostruoso. Ok. Ora prendiamo la cassetta. Qui c'è questo gatto ape. Ok, morto male. Ok. Prendiamo la cassetta. Prendiamo la cassetta. Ok, abbiamo preso la voca marrone. Qui ci sono delle robe. Possiamo interagire con i fogli? Picked Experiment 814. Questo che è questo coso? Scusate. Daisy. Come quella di Super Mario? E questo che è? È un progetto di un giocattolo? Che carino, una farfallina ape? Va bene, cose strane. Boh, ragazzi, io questa cosa del tasto non la capisco. Non... ma devo capirla però, vabbè. Mettiamo la cassetta. Ok. Neanche sottotitoli ci sono. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Okay. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Perché la sua faccia censurata se nel primo never be content leaving a project unfinished. Capito, lo si vedeva. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of 19... Ok... Peccato che non le possiamo risentire. Comunque ha detto che lui è il genio di tutto questo, gli è successa una tragedia familiare e giustamente si diceva come ha fatto a trovare la forza di andare avanti nonostante questo lutto terribile. E si vedeva lui col viso censurato. Questa cosa è abbastanza strana, perché nel primo capitolo, quando ci presenta Poppy, se è veramente lui quello, si vedeva il viso invece di lui. È collegato a Poppy in qualche modo. Per lui Poppy era proprio la perfezione, era il giocattolo giocattolo perfetto. E poi non ci ha detto la data di quando è iniziato tutto. Misterioso. Però la cosa che mi sta facendo veramente arrabbiare è che non riesco a capire come vedere le cose che prendono. Mi dice di premere tab. Qual è? Non capisco. Quindi mi sono perso una descrizione. Che cos'è questo incubo? Cosa sono queste cose?
Come si fa? Io lo provavo a premere tab, però evidentemente quando premevo tab premevo anche un altro pulsante. Ok, forse mi sbagliavo a premere tab. Abbiamo scoperto l'inventario in Poppy Playtime. Vabbè, a sto punto mi sono perso qualcosa nella cassetta. Forse c'era qualcosa di scritto. Vabbè, abbiamo già materiale per il capitolo F. Comunque analizziamo questa cosa qui. Ok, vabbè, so già come chiamare l'episodio. Lo chiamerò tab. L'episodio si chiamerà tab. Experiment 814, notes. Questo esperimento... This experiment utilizza... Ok, usa un topo vivo. Certo, è scritto come i medici, non si capisce niente. Il ratto è stato nutrito per tre porzioni tutti i giorni per 2 settimane. Alla fine delle 2 settimane il ratto was killed. È stato ucciso e submerged, immerso into a poppy flower, dentro un fiore, into a poppy flower. È stato immerso nei fiori di poppy, che quelli che abbiamo visto nel primo capitolo. Ok, quindi dopo 2 settimane il topo è stato ucciso e messo all'interno di un misto, quindi un liquido misto con i fiori di poppy. E dicevano che Poppy Playtime, la bambola, odorava come i fiori di poppy. Una settimana dopo è stato fatto uno shock elettrico sul topo, che è ancora in the gel, quindi nel liquido. Nel tentativo di farlo tornare in vita, il ratto revive è rinato. Il tentativo di portarlo in vita non è andato bene. Ok, analisi. Io continuo a credere del potenziale di questo, del fiore di poppy. Ma quindi il poppy flower è un fiore mistico? Ha delle proprietà non normali che mi fanno pensare, cioè, questo fiore ha delle proprietà talmente strane che, questo è Ludwig che immagino scriveva, quindi fa credere, che gli fa credere che usato, quindi mischiato, possa portare benefici per la vita, o possa addirittura alterare la vita, meglio. Per molto tempo il fiore Carred Heavy ha portato un simbolismo molto forte, per molto tempo quindi questo fiore non è stato capito, and I don't believe that is, e io non credo a questa cosa. Per questo motivo usarlo su un qualcosa di più grande di un topo potrebbe avere risultati maggiori. Ah, ok, quindi i topo facevano ovviamente esperimenti sui topi usando questo misto di poppy flower e con un liquido fatto con questo fiore nel tentativo di resuscitarlo. E sui topi non ha funzionato, ma lui dice che se usato su qualcosa di più grande, i bambini, guarda caso, potrebbe funzionare. Ok, interessante. Buono, eh? Ok, buono. Questo è esperimento 814. Ora, mi dispiace che non possiamo leggere la cassetta, però lo sappiamo. Allora, qui c'era una cosa strana. Eccola, Daisy. Che è sta roba? È una pianta. Quindi ci sono i collezionabili. In questo Poppy Playtime ci sono i collezionabili. Quindi VHS, fogli e pure le statuine. Oh godo mio. È orribile. È una pianta, è una margherita. È terrificante. È mostruosa. È veramente mostruosa. Sono pure tanti. Ok, niente. Ok, va bene. Penso abbiamo fatto tutto. Questo non lo posso raccogliere. Mi sa che dobbiamo finire l'episodio, ragazzi, siamo su 40 minuti di registrazione. Poi perché c'era quella linea? Vabbè. Comunque, ok, siamo partiti bene, ragazzi. Tanti misteri già all'inizio, Spero di aver fatto tutto lì. Perché poi quella era aperta? Vabbè. Ok, ragazzi, spero di non essermi perso cose. Ok, andiamo. Ma quindi questi fiori... Ma poi scusate, ma dove stanno questi fiori mistici? I poppy flower, poppy flower. Partiamo con gli enigmi? Sorry. I didn't mean to scare you. Sotto. I was just trying to get the power back on. Here. Poppy. Ci fermiamo qui, mi sono cagato sotto per colpa di questa bambolina. Vabbè,
non lo so, ho un misto di pensieri su questa cosa di Lore che non avete idea. Vabbè ragazzi, siamo su 40 minuti di registrazione, direi di finire qui questo primo episodio del capitolo 2 di Poppy Playtime, che si chiamerà Tab, si chiamerà Tab, per carità, lo volevo chiamare forse con un nome più figo, Lore oppure Ludwig, ma si chiamerà Tab, scritto proprio in caps, perché mi sento un idiota, mi sento veramente poco godoso per quello che è successo con il tasto Tab, perché adesso io ho il dubbio che nel primo capitolo potevamo leggere informazioni in più. Io premevo il Tab, io vi giuro che lo premevo il tasto Tab, ma non funzionava. Forse perché mi veniva istintivo premerlo con il tasto destro del mouse, non lo so. Comunque, ora che lo so, abbiamo scoperto l'inventario. Vabbè, pure lo potrei chiamare inventario, vabbè. Che cosa sia con voi e ci vediamo nell'episodio 2.